Il Movimento 5 Stelle rivendica la vittoria del no al referendum, ma da oggi, dice Grillo, si inizia a discutere del nostro programma di governo, poi aggiunge elezioni al più presto. Giuseppe Carboni. Stanchi ma felici, sono le 2.15 di questa notte. I parlamentari escono da Montecitorio. Di Battista affronta a grandi falcate la scalinata di Via della Missione. La sua gioia è anche in questo abbraccio. Ce l'abbiamo fatta, il mantra della serata prima dello sciogliete le fila. Montecitorio, questa mattina, sala stampa. Domanda inevitabile. Cosa direte a Mattarella? A Mattarella chiederemo di assicurare che venga approvata la legge di bilancio e il decreto legge terremoto e quindi di andare subito al voto con i necessari correttivi che si possono fare anche in pochissimi giorni. Al voto prima possibile la linea del movimento, spiegata anche questa notte in una conferenza stampa. Due i punti salienti. Di Maio, da oggi saremo al lavoro sul programma di governo, coinvolgeremo le persone libere che vorranno partecipare. L'uomo solo al comando non esiste più. Niente governo di scopo, niente governo tecnico, solo elezioni. Sì, ma con quale legge? Risposta: al Senato si può votare con il consultellum, così come stabilito dalla Corte Costituzionale. È una legge proporzionale, ha bisogno solo di qualche ritocco. E alla Camera con l'Italicum, spiega Toninelli, non quello varato a maggioranza dal governo Renzi, ma quello che presumibilmente dovrà accogliere i rilievi della Corte Costituzionale, che è un modo di ribadire niente governo di scopo e dall'altro di respingere la mossa di Renzi che ha gettato la palla della nuova legge elettorale nel campo del fronte del no. Di Battista spiega così il perché. Non è che tergiversiamo e stiamo un altro anno e mezzo qui a occuparci soltanto di leggi elettorali. Noi non siamo i partiti politici che per due anni hanno fatto leggi elettorali e oggi la vogliono cambiare solo nell'esclusivo interesse di andare contro il Movimento 5 Stelle. Fin qui i parlamentari. Grillo è a Genova, davanti a casa sua spunta questo cartello. Niente dichiarazioni ai microfoni, ma dal blog dà il segnale d'inizio. Primo tema di discussione del programma di governo dei 5 Stelle, l'energia.